Siamo alla Zise, sulla sponda veronese del lago di Garda. Qui per la prima volta viene presentata l'anteprima del Custozza, un bianco che è venduto in quasi 12 milioni di bottiglie. In Italia, ma anche all'estero, i paesi principali sono Austria e Germania, sono quelli dove arrivano i turisti qua sul lago. Giorgio Tommasi è presidente del consorzio del Bardolino e Chiaretto, ma anche del Custozza. E allora, questo bianco com'è? È un bianco estremamente piacevole, fresco, che appunto è adatto già da questi primi mesi dopo la vendemmia a essere bevuto. È, direi, un vino elegante, non troppo complicato, però appunto ha questa eleganza, questa freschezza, una buona acidità e anche un'aromaticità non esagerata, ma insomma piacevole. Luigi Caprara, Villa Medici. Una produzione particolare la vostra, che è apprezzata un po' ormai non solo in Europa ma in tutto il mondo. Sicuramente il Custozza e il Bardolino che qui stiamo rappresentando sono due vini molto interessanti. Sono vini abbastanza facili, che non significa che siano due vini banali, che si possono bere a tutto pasto, due vini appunto che stanno anche riscuotendo un interesse sia in Italia che in Europa ma anche nel resto del mondo. Per valorizzare i vini di questa zona del Lago di Garda, niente di meglio che l'Aspargo di Verona. Qua abbiamo Bedendo Emidio, che è il presidente del consorzio, intanto un consorzio nato recentemente. Sì, il nostro consorzio è nato nel 99, dunque ha 15 anni. I soci? I soci siamo una 30 più una cooperativa di Arcole che ha una trentina di soci, dunque sono una sessantina di aziende che lavorano come produttori di asparago. Qua ho visto che oltre all'asparago verde, diciamo così, c'è anche quello bianco. Sì, soprattutto Verona è una zona di produzione asparago bianco, l'80%. Facciamo un 20% anche perché siamo nei confini col Mantovano, con le parti di Ferrara che lì amano anche il verde. Dobbiamo tenere su anche i due mercati, ma preferibilmente è il bianco che esportiamo tutto in del Trentino, Austria e Germania. Questa è la nostra zona di mercato. Fin dai tempi dei Romani il Lago di Garda era apprezzato e conosciuto per ovviamente il turismo sul lago, la balneazione, i vini che circondano queste splendide località e poi soprattutto le terme. Qua siamo a Bardolino, l'hotel Cesius Terme Spa Resort, un 4 stelle superiore che sfrutta particolarmente questa particolarità del lago. Certo, infatti, perché oltre appunto essendo in una zona prettamente vinicola, il Bardolino, poi noi siamo un albergo termale, quindi avendo le terme a disposizione possiamo avere la fortuna di lavorare un po' tutto l'anno, perché in estate ci concentriamo su un turismo più, diciamo, prettamente estivo, mentre durante l'inverno, anche la primavera, abbiamo l'opportunità di ospitare ospiti che vogliono passare anche un paio di giorni nel benessere completo, inteso proprio a 360 gradi, quindi le terme, il buon cibo, la buona aria, perché poi alla fine la temperatura sul lago è sempre molto mite, e naturalmente l'ottimo vino che abbiamo qui in zona.